benvenuti in un nuovo video tutorial. Oggi vi mostrerò una creazione, una collana con la climbing cord. Allora, questa è la collana che vi voglio proporre con questo tutorial. Come potete vedere, è realizzata con la climbing cord da 10 mm, due colori, e poi l'ho decorata con la catena strass e chiusa con una chiusura magnetica, che insomma sono super comodissime per questa tipologia di creazione. Ora nel tutorial vi farò vedere come appunto realizzare questo modello, però lo realizzeremo in altri colori, così anche per fornirvi un altro spunto di abbinamento. Lo realizzeremo con questi materiali qui, della climbing cord sempre da 10 mm, color turchese. In questo caso utilizzeremo un colore solo per tutte e due, insomma, le file di climbing cord, una catena strass opaca gialla. Queste sono tra le ultime novità che abbiamo messo all'interno del sito. Per fissare la catena alla climbing utilizziamo il super long bit cord arancione, una chiusura magnetica, dei terminali. Questi componenti metallici sono tutti componenti specifici per la climbing cord che trovate nella sezione climbing rope jewelry. Poi la super glue che non può mancare quando si affrontano questo tipo di creazioni. E poi per comodità io uso sempre quando lavoro con la climbing cord le tronchesi, queste qui che sono specifiche anche per il cuoio, per la climbing, insomma per tutti i cordoni più duri. Allora, iniziamo tagliando la climbing cord in una parte da 50 cm, che sarà questa, che appunto sarà la base della nostra collana, e poi mi metto un altro pezzo di circa 30 che sarà la parte sotto, in modo da formare due binari sui quali adesso andremo ad attaccare la catena strass. Allora, per questa operazione vi potete aiutare anche con la super glue, così lavorate più comodamente. Ad esempio, dopo che avete posizionato diciamo il binario sotto della climbing, potete mettere un goccio di colla e fissare questo pezzo. Ok, così sarà fisso, e adesso che andremo a mettere la catena sarà tutto più semplice. Potete aggiungere anche qualche pezzo in basso, o mano a mano che lavorate. Poi ci prepariamo il nostro super long bit cord. Qui ne serve un bel po', insomma, però io tendo a non utilizzare molto filato all'inizio, perché comunque poi si è scomodi, e tanto durante la lavorazione, se il filo finisce, potete fare un nodino sul retro, bloccarlo con la colla e poi ricominciare, non si noterà niente. Iniziamo annodandolo. Praticamente il filo durante tutta la lavorazione lo dovrete far passare negli intervalli tra uno strass e l'altro della catena. Io lo divido in due e lavoro con il filo doppio. Qui vi consiglio di tirare, così non viene, il lavoro non viene mollo, insomma. Dietro fate il nodo. Potete
per sicurezza anche bloccarlo con un goccio di colla alla fine, il nodino, e adesso siamo pronti per lavorare. Quindi ci ritroviamo due fili e bloccheremo la catena in questo modo. Mano a mano che andate avanti come prima potete bloccare i due fili con la colla se siete più comode. Allora, quindi continuiamo così fino alla fine e l'unico consiglio che posso darvi durante questa operazione è di tirare ben stretto il filo, così non si formano spazi vuoti tra i tre elementi, le due grounding cord e la catena strass. E alla fine realizziamo un ultimo nodo per fissare in maniera definitiva il lavoro. Allora, abbiamo finito di fissare la nostra catena. Arrivati a questo punto, tagliamo la parte rimanente. Okay. Dietro tutti quei nodini, insomma, quelle giunture che abbiamo fatto durante la lavorazione, questi brutti nodini, diciamo, poi li potete nascondere con calma anche con delle pinzette qui sotto, insomma, sotto agli altri fili, all'interno della climbing cord. Mi raccomando, però, mettete sempre fissateli con la colla, così sarà ben sicuro e non si scioglierà con la super glue, insomma state tranquillissime. Ok, ed ora è giunto il momento di andare ad inserire, se c'è bisogno appariamo sia la parte, insomma, le estremità che andranno all'interno della chiusura della climbing, sia queste dove fisseremo i terminali, e ora non ci rimane appunto che fissare i terminali con la super glue e la chiusura magnetica. Quindi inseriamo un po' di super glue all'interno del terminale e fissiamo tutto. Ok, alla fine la chiusura magnetica, sempre con la super glue. Non vi preoccupate poi degli eventuali peletti, perché si toglieranno con delle forbicette, quelli che non riusciamo a spingere dentro. Allora, questa è la nostra collana terminata, questa invece è l'altra versione che
che abbiamo realizzato con la catena Strass Crystal. Naturalmente qui vi potete sbizzarrire come abbinamento di colori, di catene, e poi naturalmente potete creare ancora creazioni più grandi, quindi aggiungere altre strisce di climbing cord e, non so, ad esempio un'altra fila di catene. Poi in caso vi proporremo sicuramente qualcosa del genere nella nostra sezione dedicata alle idee bijou. Ok, il nostro tutorial è terminato, spero che sono riuscita a darvi una bella idea e ci vediamo al prossimo video. Ciao!